Si è tenuta ieri sera, presso la sala consiliare del comune di Vietri sul Mare, l'assemblea dei ceramisti vietresi per costituire il comitato promotore per il marchio IGP per la ceramica vietrese. Alla presenza del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, dell'assessore alla ceramica Daniela Benincasa, dei vertici di CNA Salerno, rappresentata dal presidente Lucio Ronca e dalla segretaria generale Simona Paolillo, e del direttore del GAL Terra Vita, Giovanni Giuliano, è stato approvato dai ceramisti il disciplinare che servirà per dare il via all'iter burocratico per la costituzione del consorzio di tutela della ceramica vietrese e l'adozione del marchio IGP. Con la sottoscrizione del documento sono stati definiti i criteri, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto, i limiti e le prospettive delle attività ceramiche che insistono sul territorio di Vietri sul Mare. È una sfida importante, una sfida che finalmente viene a termine. Siamo partiti oltre un decennio fa facendo una proposta proprio alla Comunità Europea, nella quale si chiedeva di inserire nel libro verde della comunità una dicitura proprio per difendere quelli che sono i prodotti immateriali e realizzare, non solo alimentari, e realizzare quindi un marchio IGP. È un marchio che andrà a tutela di quello che è il prodotto ceramico vietrese, una tutela del territorio che da tanti anni viene richiesta, soprattutto dai ceramisti, i quali hanno visto negli anni purtroppo una diminuzione di quelle che è la manodopera, ma anche di quelle che erano le fabbriche esistenti sul territorio vietrese, proprio perché c'è stato anche uno spostamento di quelle che erano le produzioni nei paesi limitrofi. Realizzando l'IGP sarà un marchio che sarà dato soltanto a livello territoriale e garantirà quindi chi apre a Vietri o chi è attualmente lavoratore in un laboratorio o fa impresa sul territorio vietrese avrà una difesa ulteriore, ma soprattutto una promozione di quello che è un marchio per quanto riguarda l'export. L'export che è importante soprattutto nei paesi americani e negli Stati Uniti, che hanno avuto anche lì una diminuzione negli anni. Sì, è un qualcosa di necessario che un po' da parte di tutte le attività ceramiche sul territorio era richiesto, quello di identificare la ceramica di Vietri su un territorio, l'unico modo è quello del riconoscimento di un marchio IGP appunto sul territorio di Vietri sul Mare. Questo passo è un qualcosa che parte da lontano e finalmente l'Europa ha ben capito che bisogna tutelare le maestranze come quelle appunto della ceramica vietrese, proprio per dare una risposta a quei tanti artigiani e quei tanti artisti che sono sui territori che si trovano delle difficoltà anche dovute alla mancanza di tutela da parte delle istituzioni. Devo dire che sono soddisfatto dei vari incontri che abbiamo fatto con i nostri produttori. Oggi si è costituito il comitato promotore, oltre che abbiamo stabilito un disciplinare dove abbiamo dato le regole per potersi fregiare appunto del marchio IGP. Finalmente dopo diversi anni, per non dire un trentennale, abbiamo trovato l'amministrazione a fianco, almeno speriamo, di noi artigiani, e quindi per noi che facciamo gli artigiani è sicuramente un fatto positivo. Poi sette il primo passo, poi vedremo dove arriveremo. Ci rivedremo. Sicuramente serve per difendere la tradizione della ceramica vetrista. Sicuramente, per noi artigiani è un passo importante per chi fa l'artigiano. E siccome questo è il nostro mestiere, siamo ben felici che il comune sta al nostro fianco.